Abbiamo cercato di portare un piccolo pezzo di Sicilia, un piccolo pezzo di cultura siciliana, un punto di vista sulla cucina che è stato maturato da noi in tutti questi anni di lavoro. Sono circa 35 anni che faccio questa attività e quindi volevo far capire un po' la sicilianità e quindi partendo da ricette icone come questa che sono la caponata barocca o perfino la tortella di sardina piuttosto che al cannolo. Sono delle icone, dei piatti magari risaputi, però avendo un punto di vista, avendo un'esperienza a disposizione, perché poi questo noi siamo quel tratto esperienziale che i ragazzi possono toccare con mano, viverlo. Per me essere maestro vuol dire innanzitutto saper indicare una strada. Un maestro indica una via per raggiungere un'esperienza, per raggiungere un fine. Chiaramente non è esaustiva l'esperienza col maestro, però deve essere totale l'approccio, significa cancellare tutto quello che si è appreso prima, perché sennò non passa quel messaggio. Seguire un maestro è importante perché sicuramente ti porterà su dimensioni, su livelli di cucina alta o quantomeno di comprensione alta, perché il cuoco oggi quello che deve fare deve prima di tutto comprendere il saper fare cucina, e questo mediante un medium che è il maestro.